in trattativa appunto con organizzazioni criminali, dimostrandosi quasi omertosa al riguardo. Cioè, nel discorso che avete fatto precedentemente avete detto che la mafia è una forma diversa e distaccata e diversa dal governo centrale, e adesso state dicendo che invece sono collegate, sono unite e una dipende dall'altra. Adesso ho detto che è un'organizzazione criminale che uccide delle persone, dei cittadini italiani, e per la quale il governo, una democrazia, non si impegna per debellare appunto questo potere. Quello che dicevo prima era che la mafia è appunto un potere decentralizzato, nel senso che un potere centrale è dato dal governo, mentre tutti quei focolai di auto... quei poteri, appunto, come le mafie, sono dei poteri decentrati che quindi uno Stato autoritario si impegnerebbe a debellare per avere pieno controllo su tutto il proprio territorio. Beh, comunque sempre noi stiamo parlando di mafia, ma di democrazia corrotta e di autoritarismo. E non sono collegate alla mafia e la democrazia, cioè il governo non è collegato alla mafia. Beh, questo viene dimostrato anche dal processo Mani Pulite svolto negli anni 90. Comunque, a proposito del fatto che noi stiamo parlando di una democrazia corrotta, certo, è vero, infatti noi stiamo dicendo che una democrazia corrotta non è capace di garantire la protezione ai suoi cittadini proprio perché non si interessa del problema della mafia, anzi si interessa ma non agisce efficacemente al riguardo.